In Abruzzo cresce del 3,3% il prodotto interno lordo e torna a collocarsi sui livelli del 2019, recuperando interamente la caduta dovuta alla pandemia. E quanto emerge dal rapporto annuale sull'economia abruzzese stilato da Banca Italia riferito al 2022. Il direttore regionale della Banca d'Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani, questa mattina a Pescara, ha spiegato che dopo il rallentamento dovuto sia al Covid che alla crisi energetica, l'economia abruzzese è ripresa. Aumentano i consumi e settori farmaceutico, agroalimentare, costruzioni e turismo sono quelli trainanti. La regione nel 2022 è andata bene, il PIL è cresciuto del 3,3%, solo lievemente al di sotto del dato nazionale del 3,7%. Sono andati bene più o meno tutti i comparti, un po' meno l'industria che ha risentito ancora dei problemi di approvvigionamento degli input produttivi. È andato molto bene il turismo, in particolare il turismo dall'estero. C'è stata una ripresa dei consumi e le esportazioni non sono andate molto bene per problemi di approvvigionamento, come dicevo, del settore automotive. L'inflazione ha fatto diminuire il reddito disponibile delle famiglie, naturalmente, in particolare le famiglie meno abbienti, che hanno maggiori consumi alimentari, i cui prezzi sono più aumentati, hanno più sofferto questa situazione. Migliora anche l'occupazione femminile e si può guardare con ottimismo al futuro, grazie alle opportunità offerte dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La regione usufruirà anche di notevoli, risorse dal PNRR, che naturalmente sono una grandissima opportunità per la ripresa. L'Abruzzo si stacca nettamente rispetto alle regioni del meridione in termini di reddito pro capite, di capacità, diciamo anche in termini infrastrutturali, per cui senz'altro ci sono delle buone premesse. Una volta, diciamo, risolti questi nodi strutturali che riguardano le economie sostanzialmente anche europee, ma di tutto il mondo, la guerra, il conflitto, l'inflazione, gli elevati tassi di interesse, ci saranno le condizioni certamente per una ripartenza.